non è che un punto di partenza, insieme alla scuola innovativa, agli altri interventi rigenerativi previsti nel MEF. Pertanto è necessario continuare a creare nuove opportunità per consolidare l'hub dell'innovazione e delle tecnologie utili per generare nuova occupazione e accelerare la trasformazione industriale 4.0. A tal proposito, oggi possiamo annunciare una novità importante. Modena, proprio pochi giorni fa, ha ufficialmente ottenuto un finanziamento di 500.000 euro nell'ambito del bando nazionale City Branding 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missione Invest Italia, dedicata a selezionare città pilota con le quali elaborare e attuare un piano di investimento. Abbiamo candidato un progetto chiamato Casa delle Idee Digitali, che vogliamo collocare qui a fianco per tenere una continuità strategica. Con una nuova struttura di circa 3.000 metri quadrati per sviluppare in sinergia con la nuova struttura tecnologica i temi della cyber security, della smart city, dell'automobile, del big data e dell'intelligenza artificiale. La Casa delle Idee Digitali si pone anche l'obiettivo di colmare il divario esistente tra ricerca accademica e ricerca industriale in modo innovativo, offrendo ospitalità e supporto a start-up che abbiano già una componente minoritaria di capitale industriale al loro interno. La città di Modena ha un nuovo cuore tecnologico, innovativo e all'avanguardia, il Data Center Innovation Hub, realizzato dal Comune nell'ambito del progetto Periferie, sviluppato con il sostegno anche dell'Università di Modena e Giugno. Rappresenta infatti il cuore della Smart City del presente e del futuro. La struttura, gestita da Leonard, verrà utilizzata dalla pubblica amministrazione, enti locali e università, per consolidare e rendere più efficiente l'ICT a livello locale, andando a sostituire progressivamente i CET degli enti pubblici e anche i soggetti privati, migliorando le qualità e sicurezza. Solo dai comuni ricreeranno nel data center oltre 150 terabyte di dati. Una cifra dove servono 12 zero per descrivere la grandezza. È il quarto data center della regione Emilia-Romagna e rappresenta un punto di riferimento nazionale sia per la ricerca nel campo della sicurezza informatica, con la sede della Cyber Security Academy, sia per quanto riguarda l'automobile, con il programma Modern Automotive Smart Area, che sta sperimentando soluzioni integrative all'uomo e ai commessi, nella prospettiva di una mobilità sostenibile che caratterizza uno dei principali settori produttivi dell'economia del territorio, sede di alcuni dei marchi automobilistici più conosciuti al mondo. L'edificio, ad alta sostenibilità e efficienza energetica, è costruito con tecnologie all'avanguardia per la presenza di carico elettrico e computazionale, le infrastrutture in fibra ottica e i controlli di sicurezza, e deve garantire anche funzioni di disaster recovery per ricerca e custodisce. La struttura si sviluppa su due piani per circa 1.600 metri quadri. A piano terra trovano posto le attività di ricerca e formazione, con sala conferenze, luogo servizi e una grande sala open space, caratterizzata da un soffitto a cassettone in cemento armato, studiato per reggere fino a 1.300 kg per metro quadrato. Al piano superiore, infatti, sono collocate le sale serie, opportunamente raffrescate, e la control room. Si tratta di zone riservate agli operatori con accesso controllato anche da sistemi di sicurezza elettronica.